Guardate la desolazione di questo parchetto di Pozzaglio ed Uniti, ridente paesino in provincia di Cremona. Abbiamo qua l'onore e il piacere, eccolo, di avere il dottor Avo, buonasera, che non curante del freddo e di questo clima equatoriale, è qua. Figa, fa un freddo astrale. È qua oggi, mercoledì 22 febbraio, a parlarci della nuova console arrivata in casa Avogato. Esatto. Nostro compagno sarà la birra e un Game Informer in qualità di vassoio. Molto bene. Cominciamo a parlare della console portatile. Esatto. Apprezzando la portatilità. Esatto. No, aspetta, come prima cosa svegliamo subito l'arcano mistero che esatto. La seconda PlayStation Vita ovviamente non era per me ma era per Avo, e ovviamente i boccaloni subito a credere che ne avessi comprate due. Grandi! Eccola lì! Bravo Avo! Lei, ovviamente anche te col 3G immagino. Certo, sicuramente. Ma la cosa bella è che mi sono portato tutta questa confezione. Non per fare un unboxing! Non per fare un unboxing, ma perché se questi figli di puttana ci avessero messo dentro un calzino anche bucato, come c'era nelle vecchie PlayStation portatili, cioè non mi trovavo costretto ad andare in giro con questo canchero qui. Per evitare di trovarmi uno schermo da 250€ tutto graffettato per giocarci a Tris. Molto bene. Che comunque potrebbe avere un suo senso, essendo touchscreen si può giocare. Bravo. Vabbè. Comunque, risultato pratico. Questa è la leggiadria con cui si riesce ad aprire questa confezione. Ti ricordo che hai tra le mani 250€ di console. Esatto. Trattala con cura su questa panchina imbarazzante. Pubblico, in un ambiente pubblico, perché questo sarebbe lo scopo della console portatile. No, è questo lo scopo dell'angolo di Farenz, fare recensioni in questo ridente pozzaglio, ripetiamo. Esatto. Ma per voi discepoli questo ed altro. Esatto. Ci stiamo ghiacciando il culo per voi. Sì, guarda, non ho più la sensibilità nei polpastrelli. Tranqui, bevi, ce l'hai la birra? Eccola là. Ho capito, figa, ma fa freddo, non c'è niente. Devo togliere i guanti. Moso cazzi tu. Ecco, questa è la custodia. Potrebbe essere questa già una custodia. Beh, soprattutto una custodia elegante, direi. Esatto. Ed eccolo qui, il gioiellino. Aspetta, che allargo. Eccolo lì. Guarda come lo tiene bene, come se fosse un pupo. Come se fosse pupo. Esattamente. Vi faccio ovviamente dal video non si vedrà, ma è... Proviamo. No, è completamente zozza sta console. Ci ho giocato, l'ho usata tipo un'ora e mezza oggi pomeriggio. È già pronta per un bagno e bidet. Ok, interrompo un attimo il video e parliamo subito di... Parliamo subito di autonomia dalla console. Quanto ci hai giocato? Un'oretta. E? No, batteria? Allora, attenzione, attenzione. La batteria era a metà quando me l'hanno data. L'ho masturbata per un'oretta tra settaggi vari. Direi che mi ha fottuto un 20-25% di batteria. Mm-hmm. Dopodiché l'ho messo sotto carica, 100%. Ci ho giocato un'oretta con Uncharted e devo dire che non è scesa neanche di una tacca. Al momento, okay. Comunque non c'è la percentuale, direi per ora sembra abbastanza buona. La mia situazione invece è completamente diversa, perché quando l'ho comprata, che l'ho tirata fuori dalla scatola, aveva una tacca in meno rispetto al totale. Ci ho giocato per 2 ore e mezza abbondanti ed è rimasta solo una tacca. Dopodiché l'ho cacciata sotto carica per almeno 2 ore e la carica non era al 100%. Quindi non so quanto minchia ci voglia per... Ma guarda, non ho idea, ma questi sono dei dettagli. Io proverei ad accenderla, tanto che ci siamo. Dai che figa c'ho la birra, aspetta facciamo cambio ancora. Come avevo promesso nel video dell'unboxing, non avevo parlato apposta delle funzionalità della console, perché avevo appunto intenzione di parlarne con Avo. Esatto. E ci farà lui da cicerone sulle varie applicazioni, le varie feature che ha già provato. Esatto. Un quarto d'ora per accenderla. Fortunatamente anche questa si accende. No, oggi ho trovato particolarmente complicato l'inserimento della memory card, in quanto non riuscivo a trovare l'orifizio in cui infilarla. Allora, no, ma vieni qui che se no... Aspetta che mi... Occhio alla birra e non riempirmi il Game Informer. Ma sì, chi se ne frega. Buono.
Che cazzo succede? Ma che cazzo ne so, poi continua a spegnersi quel minchione qua. Eccoci qua. Ma a me non ha mai brillato lì, mi sa, il ma coso. Sì, ma il mio brilla perché è felice. Non ci ho mai fatto caso. Va allora, bene. La console, quando parte, è dotata sempre di questa simpaticissima linguetta che serve per chiudere sostanzialmente le applicazioni. Molto bene. Se vedete tremare il video è perché sto barbellando dal freddo. Infatti sarà un video abbastanza breve. Tra polmonite e cagone, domani sarà un concerto. Sì. Allora, i vari bottoni che ho schiacciato. Innanzitutto aggiornamento del firmware. Subito. Necessario. Necessario. Condoglianza a Drom che ha brasato la console. La console l'ha dovuta sostituire seduta stante. Esatto. Allora, le principali feature che ho provato nel pomeriggio sono state. Diciamo, allora, andiamo in ordine. Allora, subito dopo averla settata e aver messo il mio PSN, parti. Parti. Parti con Farenz e il gatto. Ale. Parti. Commenti a caldo sul parti. Una merda. È veramente una merda. È veramente una merda. Capitava che io sentissi te e non sentissi il gatto. Il gatto che sentiva me ma non fare. Insomma, poteva combinarlo come voleva, ma in tre non si riusciva mai a sentirsi e parlare. Esatto. Confermo tutto. Esatto. E poi ovviamente le solite gag esilaranti. Ti mando l'invito, mi mandi l'invito, io che mando a Farenz il messaggio con l'iPhone, accetta il mio invito. Giusto per io che telefono al gatto, ma tu mi senti. Esatto, ma perché è tutto multimediale, esatto. È multitasking con è multitasking con la Apple, con infatti. Apple, esatto. Ecco, visto che abbiamo introdotto il discorso Apple, purtroppo ho dovuto notare che una delle caratteristiche migliori della console è il video. Il monitor è veramente bello. 5 pollici, giusto? 5 pollici, ma anche 7, 20, quel cazzo che è. Però purtroppo la pecca è che, gigiolando un po' la console, dimmi, è la fluidità di questo monitor. Adesso qui non si vede bene, però magari quando si fanno scorrere le varie cose, la fluidità non è purtroppo paragonabile a quella di un iPhone o di un iPad. Ragazzi, attenzione, scusate, ma intanto che stiamo registrando mi arriva un messaggio dal gatto. Adesso lo accendo. Ragazzi, guardiamo se si vede. Tasto spegnimento iPhone, andato. Buona, portiamo fortuna. Adesso i due vecchi che ci sono qui verranno fuori e ci daranno tante di quelle botte. Va bene. Perfetto. Allora, funzionalità party eliminata. E soprattutto mi hanno confermato, non ho provato, che mentre si gioca non esiste la cross chat, la chatting game, tutte quelle minchiate. Non con Uncharted almeno, perché entrando nel gioco vengono disabilita le funzionalità di rete, quindi se sei in party è finita. È finita. Poi PlayStation Store. Aspetta, sta buono. Ok. Poi PlayStation Store. Sì, vabbè, non ci sono entrato, ma nulla di che. Ok. Nier, questo sconosciuto, soprattutto potremmo provarlo adesso. Che come potete vedere sarà pieno di PlayStation Vita e di utenti Sony che stanno giocando. Esatto, l'ho semplicemente avviato e basta, perché poi non sei connesso al PlayStation Network. Perfetto. Devo connettermi al PlayStation Network, quindi questo qui si può usare solo perché è il 3G. Vedi che è sbagliato completamente. Quindi diciamo altra fiatura. No, diciamo che qua al parchetto non è la maniera migliore per provarlo. Sì. Dopo proviamo magari collegandolo col cellulare. Beh, sicuramente, sarà mia premura. Poi, penso che sarà un bottone che non toccherò più. Infatti. Gli amici, vabbè, mi fa vedere quelli che sono gli amici della mia PlayStation, però ovviamente non li prenderà perché non sono connesso a internet. Vabbè dai, ma figa, salta queste cose qua che occorre la rete. Sì, no, è vero, esatto. Questo è sempre, non so cosa è, il tasto per chiudere l'applicazione. Ok, fin qua ci poi, siamo. Messaggistica di gruppo. Anche questa saltiamo. No, sì, la saltiamo, però l'ho provata ed effettivamente funziona. Sì. Figa che manca, mandano un'email. Esatto. L'applicativo trofei. Eccolo. L'applicativo trofei, diciamo che, vabbè, funzionare funziona, che manca. E mi sembra. Ti ricordo che il 90% dei nostri utenti non capirà il che manca. Ci manca, okay. Cioè ci mancherebbe. Qui
ho notato che comunque ha una velocità di caricamento dei trofei superiore, più veloce rispetto a quelli della PlayStation 3. Ovviamente è impossibile connettersi alla rete. Ho fatto bene a prenderla senza 3G. Ma vaffanculo, ma immagino quante volte verrà ancora qua al parco a giocarci. Mai, esattamente. Comunque vabbè, funzionalità trofei, lascia il tempo che trova. Le foto, mi sono fatto una foto al mio bel miccone, cioè la mia bella faccia da culo, e l'ho mandata a Farenz. E l'ho ricevuta. Funzionano, e l'ha ricevuta, esatto. Il browser. Il browser. Non l'ho provato. Riproduzione remota. L'ha provato il gatto, ha detto che non funziona. Ha provato con quindi... dei minis di merda, ha detto che laggano. Quindi esatto. I giochi da 5 mega, figuriamoci... un domani con un possibile... Esatto, gioco da 30 giga. Esatto. Esattamente. Video e musica, vabbè, non li ho provati per ovvi motivi, perché non ho avuto ancora il tempo di caricare niente. Gestione del contenuto... Non so cosa sia, non l'ho ancora provato. Ma deve essere una cagata che ti permette di connetterti o alla Play o a un PC e scaricare i dati, tipo un file... Ma scaricare o in streaming? No, te li fa mettere sulla console dal PC, insomma, una specie di iTunes, qualcosa del genere. Ho però capito. Non ci giurerei. Non l'ho ancora provato nel dettaglio neanche questo. Beneficio del dubbio. Esatto. La mano ormai è completamente persa ogni assiderata. Sensibilità. Esatto. Le mappe di Google, non avendo il GPS, non avendo la presa 3G, sono sostanzialmente inutili perché non trovano mai la mia posizione. Quindi esatto. Mi da, appena le accendo, errore. Vabbè, le impostazioni si spiegano da sole. Uncharted, non farlo partire, sennò non posso mettere il video su YouTube. Uncharted, non lo faccio partire, però... Però aspetta che chiudo il video un attimo, sennò sì. Si basta. Allora, avevamo interrotto parlando di Uncharted. Uncharted sembra un titolo interessante. Io, ripeto, ci ho giocato per due ore circa. Sono al quarto capitolo. Sinceramente mi sta piacendo più di Uncharted 3. Forse proprio a causa di questi nuovi controlli, su cui non ci avrei scommesso una lira, però effettivamente parlo soprattutto del touchscreen frontale, le sue funzioni sembrano valide. Sì, no, funziona bene, anche lo sgrillettamento dietro funziona abbastanza bene, un po' meno. Funziona bene, però quello dietro secondo me un po' meno, esatto. Soprattutto quando c'è da tipo salire sulle liane così, esatto. Utilizzo ancora gli analogici. Esattamente, sì, concordo. Dal punto di vista grafico mi sembra veramente buono, quasi ai livelli di una PlayStation 3. Di sicuro, secondo me, è migliore del primo Uncharted. Sì, no, direi che... figa, sono anche passati. No, come grafica è senz'altro buona, poi diciamo che è anche impreziosito dallo schermo, insomma, perché anche lo schermo fa la sua parte. Lo schermo è veramente bello, cioè non ci sono cazzi, è veramente un bello schermo. Io aggiungerei anche che il secondo analogico comunque finalmente è sapiente, soprattutto in un gioco come Uncharted, fa comodo, diciamo. Sì. L'unica pecca secondo me è che è una console che potrebbe essere un attimino troppo grossa, nel senso, io che sono un uomo, che ho le mani abbastanza grosse, riesco a tenerla bene, eccetera, però... Tu sei un bell'uomo. Io sono un bell'uomo, ovviamente, certo. Però mi immagino una ragazza o un bambino anche che ha le mani un po' più piccole, se riesce a usare comodamente tutti i tasti e tutto lo schermo intero, insomma non lo so. Sui tasti di sicuro sì. Sì, sui tasti, ma lo schermo magari, soprattutto la parte centrale. Sì, però effettivamente, cioè, in genere quando tipo in Uncharted c'è da tagliare i bambù, tengo con una mano esatto. La console con l'indice... Esatto, e poi comunque non spoilerare il gioco, figlio di puttana. Figlio il bambù. No. Vabbè, quindi, caro Farenz, ti scrivo. Scrivimi. No, sei soddisfatto per ora del tuo acquisto? Dell'acquisto sì, del gioco sì, vedremo col tempo se è una console. Cioè, più che altro la domanda è se verrà supportata, perché è quello. Secondo te? Sì, secondo me l'acquisto è buono, l'acquisto poi sarà migliore soprattutto per quegli stronzi che a differenza nostra la compreranno fra un mese, quando invece di 250 euro troveranno quella 3G a 130, più o meno, 3DS insegna. Ma vorrei anche un tuo commento sulla quantità di roba che è presente, cioè dico,
potevano mettergli qualcosina in più in quella Cristo di confezione, un giochino, un minis, un qualcosa. No, da no, assolutamente accontentati dei 5 euro esatto. di sconto se l'hai preordinato. Esattamente. E altro commento: le cuffie che ti hanno dato con il pre-order sono pack nella scatola del pre-order. Perfetto. Non l'ho ancora provata. Le oggi il gatto, tanto che alla fine non erano neanche male. Le mie invece sono in pattumiera. Ma dai, le buttate via. No, non sono ancora in pattumiera, però ci stanno arrivando. E un altro commento sul prezzo più stronzo che abbia mai visto: Uncharted a euro 50 e 49. Non ne ho idea. Mi spiegate che cazzo sono sti 49 figa di centesimi? No, 40, 51, perché in genere i giochi sono 49,98. Sì, 49, ho capito. 99. Ecco. Non lo so. Benissimo. Poi un altro commento. Probabilmente la risposta è, calcolando che il 90% delle persone che ha comprato la PlayStation Vita l'ha comprata con Uncharted, mettici quei 50 centesimi per tutti i milioni di persone al mondo. Esatto, può avere un senso, d'accordo. Poi altra domanda: tra i giochi del lancio ho notato che c'è un titolo freschissimo, Formula 1 2011, sì? Ridente gioco della Formula 1 uscito a settembre 2011, quindi ha quasi i suoi 6 mesi, li ha già tutti. A che prezzo è? 50,49 euro. O 49,90, non mi ricordo. Euro. 50 euro. Ale. Dimmi, ma come può essere una persona invogliata a comprare sto Cristo di gioco a 50 euro? No, probabilmente lo compra uno che non ha la 360 o la Play 3 e che vuole giocare al gioco della Formula 1 e ci spende il 50. Sì, sì, certo, certo. Vabbè, mi sembra una cosa ridicola comunque. Che poi in questo periodo non c'è il Gran Premio, giusto? No, perché comincia a marzo-aprile, adesso comincerà più avanti la stagione. Esatto. Al buon Uncharted hai già scaricato la patch? No, perché non sapevo che ci fosse. Come mai non sapevi che ci fosse? Perché non capivo come cazzo fare. Esattamente. Cioè, il gatto mi ha detto che c'era sta patch da scaricare. Esattamente, è stato un puro colpo di fortuna. E lo scopo della patch, oltre a fare il bug fix, serviva anche per permettere al gioco di ricevere futuri DLC. Che però, cioè, ha un decano l'uno. No, che però dico, in Uncharted 3 e anche nel 2 erano DLC sul multiplayer. Questo qua che cazzo fanno? Ci mettono degli altri capitoli aggiuntivi dalla storia. Esatto, bravo, era lì che ti volevo. Sicuramente. Quindi, se finisce per ipotesi al capitolo 30, poi ci sarà il vero finale, che sarà il capitolo 31. Il vero vero finale, 32. Il vero 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 finale. Alla fine paghi il gioco un bel 70. 70 euro come tutti gli altri giochi della PlayStation 3. Bene, bene, molto bene. Il prossimo gioco che acquisterai? Sono indeciso tra due. Tra Rayman Origins, che non ho ancora comprato per la Play 3 o per la 360, proprio perché pensavo di acquistarlo per la Vita direttamente, visto che la versione dovrebbe essere identica. Oppure Marvel contro Capcom 3, che nonostante ce l'abbia già per la Play 3, ma l'ho giocato poco, secondo me questo è un titolo che può andare molto bene per una console portatile. Esatto, soprattutto magari anche un giochino che possiamo fare in due. Esatto. Giusto per provare, esatto. Ma anche l'online. Esatto, perché i prossimi test saranno appunto sull'online e sulla dock. Vedremo di provare là. Ecco, una cosa che ho notato di questa console, facendo un paragone sempre con l'iPhone, due dispositivi diciamo portatili, vabbè, uno telefono e uno console, in casa mia, alla stessa distanza dal router Wi-Fi, la PlayStation Vita prende forse una tacca su tre, l'iPhone prende tacche piene. Ma figo, ma perché te c'è la casa piombata? No, vabbè, io che ho la casa un po' più piccola, sicuramente. Sì, ho capito, ma il ragionamento è coglione. Cioè, se lì ho il punto sorgente, se mi metto in un qualsiasi punto della casa con i due dispositivi, dovrei avere lo stesso utilizzo, cioè la stessa possibilità, non lo so, la stessa ricezione. Uguale. Sì, certo, a un metro,
ma vabbè, allontanandosi, vabbè, comunque io ho fatto il test allontanandomi un po', la ricezione del telefono è nettamente migliore rispetto a quella della PlayStation. Non so quanto questo possa poi influire sulla, anche perché vabbè, non, tolte le tre cagate lì del provare conference, la chat che non funziona. Ricordiamo che la, esatto, ricordiamo che la chat non funziona, è un dispositivo multimediale in cui la chat funziona poco e male. Perfetto. E vabbè. E altro da aggiungere? Ok, dai, le impressioni a caldo, anzi a freddo, perché fa un freddo del signore. Adesso stoppiamo il video perché veramente ci stiamo congelando lo scroto. Esattamente. Un saluto alla folla. Fatte, tutti i commenti, i primi commenti ovviamente non sono... cioè sono le prime, proprio le prime impressioni, l'abbiamo provata un paio d'ore, anche perché sfortunatamente molti di noi lavorano durante la giornata. Vabbè, salutiamo i discepoli e vi ricordo che, per quelli ovviamente che sono in zona, ci vediamo a Mantova, al Mantova Comics and Games. E vabbè, la fiera del fumetto di Mantova, dai, figa, ci siamo capiti, c'è il banner da una settimana sul sito. Ma Mantova Comics and Games. Vabbè, il Mantova Comics and Games. And Games. And Games. Ci vediamo là direttamente nella giornata di sabato. Saremo là presenti io, Farenz e altri personaggi dell'angolo. Vabbè, figa, nominali, Cristo. Io non me li ricordo tutti. Cristo. Il gatto, Rom e Viper Fritz. Yeah. Esatto. Ci saremo tutti, saremo intervistati sul palco alle 12.30. Esatto. Dalle 12.30 alle 13.30, l'orario del pasto. E poi saremo lì tutto il pomeriggio a goderci la fiera del fumetto e a salutare quelli di voi che ci onoreranno della loro presenza. Perfetto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, io ricordo anche che, visto che non l'ho detto l'altra volta, non so se mi si vede, però... No, non sì, si vede di sicuro. Si vede. No, aspetta, facciamo così da avere gay. Io sarò... Nostra, che faccione. Aspetta. Io ricordo anche che sarò presente nella giornata di domenica, sempre lì a Mantova, per una conferenza dalle 12 alle 13.30 sul palco con il dottor Manhattan e Wilbush. Ah, oh, Wilbush, Wilbush! Per una conferenza appunto sui... Chi cazzo sono gli altri due? Dai, imbecille! Senti, sei un pirla. Per una conferenza sui blogger d'Italia, così. Ma vaffanculo, va.